weekend appena conclusosi ha visto centinaia di fan e molti membri della stampa popolare il Paris Expo di Port de Versailles, in occasione dell'annuale Worldwide Invitational organizzato da Blizzard, per la prima volta ospitato in una città europea. L'evento, come da tradizione, è stato occasione per svelare in retroscena dei vari work in progress e l'annuncio di nuovi titoli. Ma ancor più importante, si è trattato di un confronto diretto tra la Software House ed i suoi innumerevoli fan europei, che hanno finalmente avuto occasione per mostrare i loro talenti nei molti tornei appositamente organizzati e confrontarsi faccia a faccia con gli sviluppatori dei loro titoli preferiti. Il padiglione dedicato ha ospitato due sale conferenze, due shop, qualche centinaio di computer dedicati a versioni alfa di StarCraft 2 e Wrath of the Lich King, diversi stand dedicati alle versioni trading card e miniatures di World of Warcraft, ed ovviamente uno spazio dedicato agli sponsor. Dopo un paio d'ore dedicate all'esplorazione degli stage, fan e stampa si sono riversati nella main hall per assistere alla cerimonia d'apertura, che è iniziata con la presentazione dei team di pro gamers accorsi da tutto il mondo per competere nei tornei ufficiali di StarCraft e World of Warcraft. A seguire, Mike Morhaime, CEO e cofondatore di Blizzard, ha pronunciato il discorso d'apertura, con tanto di sorpresa in chiusura. Grazie. Benvenuti al Blizzard Worldwide Invitational 2008. Questo è il primo anno in cui organizziamo l'Invitational al di fuori della Corea del Sud. E questo è il raduno di giocatori Blizzard in Europa più grande di sempre. Il fatto che così tanti di voi abbiano scelto di trascorrere questo weekend con noi ci lascia senza fiato. Solo 4 anni fa alcuni ci dissero che il mercato dei giochi online in Europa non era abbastanza maturo per accogliere un gioco come World of Warcraft. Sono incredibilmente orgoglioso di essere qui oggi e dire senza ombra di dubbio che gliel'avete fatta vedere. L'Invitational dell'anno scorso ha ospitato la premiere di StarCraft 2. E so che avete immaginato se ci sarebbe stato qualche grosso annuncio anche a questo evento. Beh, ad essere sinceri, uno c'è. Con grande piacere che vi presento la premiere mondiale del nuovo gioco di Blizzard. A seguito dell'acclamatissimo annuncio sono stati mostrati diversi video gameplay di Diablo 3, che in tempo reale hanno fatto il giro del mondo. La restante parte dell'evento si è equamente divisa tra i molti tornei dedicati a StarCraft e World of Warcraft, diverse gare di ballo e costumi, conferenze sul futuro dei titoli Blizzard ed ancora spettacoli e concerti. Nel complesso, 1 o 2 giorni di intrattenimento e spettacolo, ed al di là del sensazionale annuncio, di confronto tra Blizzard e la sempre crescente comunità europea, che si è saputa meritare la fortuna di ospitare un evento di tale portata.